Buonasera e benvenuti amici di Fanner qui alla Stella Azzurra per Hemmers FG Consulting contro Cottini Staibano Gomme, uno scontro della parte bassa della classifica che vale per l'undicesima giornata della Serie A Lega Calcio A8. Ancora Calabresi libera il destro, va alto corso a farla sua. Sì, no, sarà calcio d'angolo per gli Hemmers, primo calcio d'angolo della partita, battuta al centro, è prolungata, va di testa il numero 9, le Hacche, palla che termina alta. Difficoltà, ora Rustic sulla destra, sì no, Rustic è in mezzo all'area di rigore, la sfera è fuori, il tiro e arriva il gol del numero 15 del 95 di Vittorio, 1-0 per il Cottini. Solo il fischio dell'arbitro. Parte proprio Mellaro con il destro, passa la sfera di Mellaro che termina in rete. Una punizione che, su cui nulla può Paoletti, che e fa 1-1 Mellaro. Quindi rimessa laterale per Bornino in mezzo all'area di rigore. Si gira Fabiani, ma che parata di Paoletti che termina fuori. Ancora una volta rimessa laterale per il Cottini, ancora per Antonini che va a giocare indietro su Abbondanza verso Calabresi che ha spazio per salire, può pensare anche al tiro. Calabresi, palla che si spenge alta di poco. Mellaro, ancora Pasquali, prova a servire nuovamente Mellaro, però non riesce, la recupera di Vittorio e prova a partire in velocità sulla destra, il cross al centro verso Rustic che si mangia un gol. Corso, che occasione per il Cottini di riportarsi avanti 2-1. Ora le Hacche con il mancino, 2-1 per gli Hemmers, grandissimo sinistro di Le Hacche. Gli ospiti per cercare il gol del pareggio. Va Antonini, alto, lungo in direzione di Calabresi che prova di testa e trova la rete del pareggio. Calabresi sulla deviazione successiva del difensore degli Hemmers, palla che termina in rete 2-2. Comincia su Di Vittorio, pressato da Fabiani, è recuperata la sfera dal numero 11 degli Hemmers che prova a partire in velocità, recupera il pallone, un cost to cost che termina in rete 3-2 degli Hemmers e doppietta del numero 11. Rettifico, il gol questo del numero 11 è il primo, non è una doppietta, però è comunque il 3-2. Comunque anche in area di rigore, salito anche Mezzetti, palla al centro di Pasquali, sfera che esce fuori su Mellaro che prova il sinistro, era ben appostato Le Hacche a fare 4-2 per gli Hemmers. Da Corso, sarà Di Lillo che ha subito anche falla ad andare a giocare, batte Di Lillo, palo colpito da Di Lillo, poi la recupera nuovamente, la appoggia su Rustic che conclude fuori. Rigore, ancora Petricca in mezzo a cercare Rustic, non riesce, Abbondanza con il mancino, la svirgola, però rimane lì dove c'è Di Vittorio che segna la sua doppietta e fa 4-3, accorcia le distanze il Cottini e rimane lì e Pasquali la mette fuori su Calabresi che rilancia a lungo nuovamente, appoggiata di petto la sfera su Di Lillo che prova a liberare il destro, palla che si spinge alta sopra a Corso. Prova il tacco di Vittorio in direzione di Calabresi, il cross di Calabresi messo fuori da Pasquale, ancora Calabresi in pressing su Mezzetti, riesce a recuperare il pallone senza fallo, entra in area di rigore Calabresi, di potenza Calabresi pareggia i conti 4-4. Pasquale ancora servito da Fabiani in avanti a cercare Le Hacche, la mette giù, appoggia su Mellaro, c'è la sovrapposizione ma Mellaro va da solo con il destro, palla che però termina alta e Paoletti fa ripartire subito Di Vittorio sulla destra, a spazio Di Vittorio, il cross a cercare Abbondanza che a tu per tu con Corso la manda fuori. Che occasione nuovamente per il Cottini, anzi non riesce però a manovrare l'azione di Hemmers, è recuperato nuovamente dal Cottini sulla destra con Di Vittorio, il cross a cercare Petricca che l'appoggia di testa a Rustic che di testa la manda alta, quando arriva anche il triplice fischio finale è un 4-4, un punto per uno per Cottini e per Hemmers.